Huawei sempre più si pone all'attenzione del pubblico di massa, attraverso ovviamente una strategia di prodotto che continua a essere vincente, perlomeno questo è il nostro auspicio. Quindi prodotti sempre più tecnologici, dal design molto apprezzato, dalla qualità costruttiva e dei materiali a dei prezzi molto interessanti. In accordo alle ultime analisi, Huawei è la terza azienda oggi al mondo nel settore degli smartphone, con una market share intorno al 5%, quindi con crescite anno su anno intorno al 70%. Abbiamo presentato 5 prodotti, ovviamente tutti LTE, sperando che presto anche in Italia si possa avere, usufruire di questa nuova tecnologia. E nella fattispecie il nostro smart band, che si chiama B1, è stato presentato in abbinata al nostro tablet X1, che è veramente un concentrato di potenza, un tablet che sembra quasi più un phablet se non uno smartphone per dimensioni ed ingombro, uno strumento molto potente con il quale si può anche telefonare. Quindi Huawei ha sviluppato effettivamente questo smart band che si chiama Talk Band, perché questo braccialetto nasconde al proprio interno un auricolare Bluetooth, quindi la possibilità di utilizzare, al di là di quelle che sono le funzioni che sempre più diventano all'attenzione del grande pubblico per il wellness, anche diciamo, l'utilità di racchiudere un auricolare Bluetooth. Il G6, già per il nome, fa un po' l'occhiolino al più famoso P6, che è stato il nostro prodotto flagship presentato un anno fa, e ovviamente ripercorre in termini di linguaggio del design lo stesso percorso, quindi un prodotto tecnologico di design che supporta, a differenza del P6, la tecnologia LTE ad un prezzo aggressivo. Il prezzo che abbiamo annunciato ieri è di 249 euro al pubblico ed è un prodotto che inizieremo a commercializzare anche in Italia a partire dal mese di aprile. Il bundle è stato annunciato ieri ad un prezzo di 449 ed è un prodotto che anch'esso arriverà prima dell'estate. Stiamo ovviamente ipotizzando il lancio fine aprile, inizio maggio. Continuiamo ad innovare questo settore che sta, diciamo, migrando dalla tradizionale chiavetta USB al Wi-Fi router, quindi la possibilità di effettivamente offrire potenza, flessibilità di uso, connettere fino a 10 dispositivi in qualsiasi posto, quindi effettivamente è la mobilità nel vero senso della parola. Tengo a precisare che il prodotto che abbiamo annunciato è il primo prodotto al mondo a sostenere la tecnologia Cat6, quindi una velocità di download di 300 MB al secondo, quindi stiamo parlando veramente di prodotti futuristici.